Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il Presidente del Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo hanno inaugurato a Fossa, uno dei paesi più colpiti dal terremoto del 6 aprile scorso, ad una decina di chilometri dall'Aquila, il villaggio Friuli Venezia Giulia, in grado di ospitare una cinquantina di persone. Sarà un quartiere bellissimo che a breve sarà anche dotato di una sua piazza per rendere ancora più vivibile questa comunità. Lo ha sottolineato il presidente Berlusconi con accanto Tondo, l'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi, alle risorse economiche e finanziarie Sandra Savino e il responsabile della protezione civile nazionale Guido Bertolaso, ricordando come il Friuli Venezia Giulia, toccato dal terremoto del 76, ha saputo portare in Abruzzo la sua grande esperienza e capacità, dando in tempi ristretti una risposta in termini di alta solidarietà, creando immobili che in qualche caso sono ancora più belli di quelli che la popolazione sfollata di Fossa è stata costretta a lasciare. Un momento di grande soddisfazione perché consente da un lato di restituire in circostanze analoghe la solidarietà appunto che il nostro Friuli ebbe all'epoca del terremoto, ma anche di constatare quanto sia progredita l'edificazione civile. Oggi sono riusciti qui i nostri attori a costruire delle case di assoluto interesse, non dei prefabbricati che dureranno degli anni, magari anche qualcuno di più, ma delle case vere e proprie, questo in pochissimo tempo. Il Friuli dimostra oggi di essere all'eccellenza non solo nella protezione civile ma anche nell'edificabilità di queste case, che è stata resa possibile grazie al contributo di tanti e al lavoro degli industriali, degli artigiani, del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia. 1.800 volontari impegnati ad aprile, 450 già dalla prima notte, 6.000 posti letto allestiti, un'altra prova a dimostrazione di quanto sia straordinaria la forza di questa regione, che non soltanto con l'amministrazione regionale e la sua protezione civile, ma ha messo insieme gli enti locali, le associazioni di categoria, le imprese per realizzare questo villaggio che già nelle parole del sindaco è una risposta nei tempi che ci eravamo dati a questa comunità. Oltre alla Regione Friuli Venezia Giulia, anche Banca di Cividale, Lega Coop, Confindustria e Casse Edili e altri enti e soggetti privati hanno finanziato il nuovo villaggio di Fossa, realizzato con una spesa complessiva di 1,8 milioni di euro e i cui lavori si sono in pratica sviluppati da inizio agosto. Il villaggio è costituito da 16 unità abitative, completamente rifinite ed arredate, con una superficie di circa 50-55 metri quadrati. Ciascun modulo, vere e proprie casette in legno realizzate con un elevato livello qualitativo sotto il profilo strutturale, presenta un disimpegno d'ingresso, una zona giorno con salotto ed angolo cucina, una camera matrimoniale, una cameretta singola e un bagno. I lavori effettuati dalla Protezione Civile Regionale comprendono anche opere di urbanizzazione come la realizzazione della nuova viabilità, dei marciapiedi e dei percorsi pedonali interni, l'illuminazione pubblica, l'allacciamento alle reti fognaria, idrica e del gas. Al presidente Berlusconi e al sottosegretario Bertolaso, il presidente della Regione Tondo, l'assessore Riccardi e il direttore regionale della Protezione Civile Guglielmo Berlasso hanno quindi donato una copia del volume che raccoglie i rilievi aerei a scannerizzazione laser messi subito a disposizione dal Friuli Venezia Giulia alla Protezione Civile Nazionale nei giorni successivi al sisma del 6 aprile. Rilievi che hanno permesso di inquadrare da subito la situazione geologica, morfologica ed edilizia di circa 800 km quadrati dell'area terremotata dell'Abruzzo.